40 anni insieme, la storia di una vita, la vita di Annie Feold e Giorgio Pinchiorri, raccontata in questo libro da Leonardo Castellucci per Cinque Sensi Editore. Un'avventura che ha segnato la storia dell'enogastronomia italiana. Un'avventura a due voci, proprio come questa intervista. Come è nata l'idea di questo libro? È stato per fare una sorpresa a Giorgio, perché ha parlato di un libro che aveva visto di una nostra amica, collega, ristoratrice, e così quando ha detto ma non è male questo, allora ho pensato ma è vero, perché non si fa anche noi? E quindi ho voluto fargli la sorpresa che è durata fino a questa mattina. E quindi è stato soltanto per fargli vedere il nostro passato, che è appunto abbastanza largo, e con molto piacere. Come sono stati, Giorgio, questi 40 anni insieme? 40 anni molto intensi di lavoro, che c'è stato tanto da fare. Chi fa questo mestiere, anche i nostri collaboratori, che sono tante ore, però abbiamo avuto grande soddisfazione. Sono ben contento quel giorno di sì. Questo è il mestiere che fa per me, perché io non sono figlio d'arte. Se dovevo fare il mestiere, diciamo, mio padre, dovevo correre in bicicletta. Lei invece è figlio d'arte, perché i suoi genitori hanno avuto alberghi, ristoranti e tutto quanto. C'è stata una vita movimentata, soprattutto tra me ed Anna. Basta questo, che a 25 anni del nostro, per l'anniversario, non quanti regalo pensavo di fargli, ma dire sono 25 anni, il nostro anniversario, facciamo qualche cosa, andiamo da qualche parte. Lei mi ha detto non mi hai sposato, non voglio niente, lo faremo a 30 anni. Allora quando ha deciso di fare questo libro qua, ha detto perché i 40 anni? Si festeggia 50, non lo voglio, aspettiamo i 50 anni. No, così. Siamo sposati, è questo, eh? È così che è nato questo libro, ma tutto merito di Anna, veramente, del libro, e merito nostro, dei nostri collaboratori, di tutti quanti, di questi 40 anni intensi che abbiamo avuto da fare, ma tanto c'è da fare. Perché se si vuol bene, se si ammira, bisogna, non si fa mai abbastanza. E dobbiamo molto anche alla famiglia qua che ci ospita, che io ho lavorato qua tanti anni fa, prima ancora di conoscere Anna. Sotto c'è il ristorante Bucalapi, la cantinetta Antinori, ma anche per questa città stupenda. Lei è francese, io sono emiliano, ma sono ben contento di sentirmi in parte fiorentini, perciò grazie a Firenze e grazie ai fiorentini. Cosa ha imparato da Anni in questi 40 anni? Anni mi ha insegnato tanto, moltissimo, l'umiltà, l'educazione, la vivere, il rispetto per la gente, ma chiedo scusa perché non sempre sono riuscito a ricordarmi di questo. E lei cosa ha imparato da Giorgio in questi 40 anni? Ho imparato la professionalità che ha sempre dimostrato nel nostro locale e nella sua gioventù. Sacrificava tutto per arrivare a dimostrare che in Italia c'erano dei vini stupendi. E quindi poi abbiamo viaggiato molto per capire di più, farsi conoscere anche. E dunque è diventata una cosa, una vita insieme molto interessante, e questa è la necessità che tutti abbiamo, di avere un interesse, cioè un interesse mentale, non economico, uno scopo. E con questo non è mai cambiato Giorgio, abbiamo sempre questa volontà di fare sempre meglio. Comunque anche tu sai cosa vuol dire, no? Quando si vuole fare qualche cosa, anche se non è il proprio mestiere, ci si dà da fare. E una volta hai fatto un concorso, io ero il giudice, e sai com'è andata, perché è andata molto bene, è stata un'altra giornata stupenda, e ti approfitto di questo momento per rifarti i complimenti, perché sei un pasticcere al di fuori dalla norma. Complimenti tanti. Beh, insomma, detto da lei è un bel complimento. Cosa c'è nei prossimi 40 anni di Pinchiorri? Sempre la ricerca del progresso, perché bisogna sempre pensare di più al comfort dei clienti, alla bontà delle materie prime, dei vini, la qualità in generale. La qualità vuol dire tutto in realtà. E i prossimi 40 anni del vino italiano quali saranno? I vitigni, vini autoctoni, ma anche sto aspettando l'altro gioiello dopo il Matarocchio, c'è un altro grande vino della famiglia Antinori. Sto aspettando di assaggiarlo direttamente per poter metterci tutto il mio impegno, la mia passione, per farlo conoscere ai clienti, a tutti quelli che varcano la soglia dell'enoteca in via Ghibellina.